allora il divertimento della famiglia era alla domenica appunto fare quelle tavolate, e c'era il gestore che cosa faceva? Il gestore preparava una pietanza o una minestra per tutti, e poi la gente ci portava a mangiare da casa, ci portava la pietanza o la minestra, secondo le possibilità che c'erano, la frutta, e qui si prendeva il vino, si comprava il vino, perché? Perché c'era la cantina sotto, al posto di questa vernetta c'era una cantina, rifornita, i soci facevano il vino, compravano l'uva, facevano il vino, c'erano diversi specialisti che facevano il vino, poi si imbottigliava. Io mi ricordo, nei primi tempi che ero sposato con mia moglie, si veniva qui con altri soci e c'erano quelle macchinette semiautomatiche con tutti quei beccucci, no? Con la tina venivano giù, e tre o quattro riempivano e tre o quattro con la macchinetta a mano mettevano, stupavano le bottiglie e poi ci mettevano. E tante volte ne facevamo anche 2.000-3.000 bottiglie per sera. Allora si aveva già un po' di possibilità, cosa faceva? Ci veniva a mangiare qui alla sera. Ci veniva a mangiare qui e poi dopo cena fino a mezzanotte, alle 11, mezzanotte secondo, si faceva quell'attività lì. Ed è durata fino agli anni 80.